Mario Quaglieri, preparatore dei portieri del settore giovanile della Lazio, un personaggio che conosceva fra l'altro molto bene anche Gigino Maturi, a cui è titolato questo torneo. Allora, che impressione ha ricavato da questa manifestazione? Che cosa ti è piaciuto di più? Sicuramente faccio i complimenti a chi ha voluto tenere viva la memoria di una persona alla quale sono fortemente ed ero fortemente legato, il mister Gigino Maturi. Grazie all'impegno dell'amico del mister Alessandro Vitaliano, che attraverso questa organizzazione di questo torneo, che sta sempre più cercando di crescere sul nostro territorio, ma sono convinto che riuscirà ad avere una valenza, una levatura che andrà al di fuori di questo comprensorio, si riesce a ricordare un uomo di sport, un uomo che ci ha trasmesso tantissimi valori, soprattutto per quanto riguarda il ruolo che ci è stato più congeniale, quello del portiere. Io personalmente, nell'anno in cui lui diciamo ancora aveva questa energia, questa voglia di trasmettere la sua passione per il portiere, l'ho conosciuto e ci siamo scambiati tanti di quei momenti in campo con i giovani ragazzi. E ricordo soprattutto un evento, la giornata del portiere 5, alla presenza del campione Stefano Tacconi, dove lui ha voluto partecipare, è stato uno dei nostri ospiti, una delle persone a noi care che ha voluto partecipare a questa edizione. Di certo il miglior modo per ricordare quello che è stato sicuramente uno sportivo a cui sono legati tutti gli amici di Ceprano e anche del nostro comprensorio è quello di vedere dei giovani che giocano su un campo di calcio e dei portieri che volano tra i pali di una porta. Quindi complimenti ad Alessandro Vitaliano, complimenti a chi dà modo di far vivere ancora di più la memoria di una persona a cui siamo tutti legati.